Il coronavirus ha stravolto davvero tutti, anche i bambini che vanno all'asilo. Niente più arrivi in massa e tutti assieme nell'unica entrata. Ora tutto è scandito da lista oraria, termometro e igienizzanti. Gli psicologi hanno già avvertito, i bambini risentiranno di questo tempo di mascherine e restrizioni, ma soprattutto della tensione costante che percepiscono dagli adulti. Genitori e nonni che stanno cercando a modo loro di raccontare cos'è il coronavirus. L'abbiamo raccontata un po', cercando un po' di sdrammatizzare, perché non si può mettere tanta paura ai bambini. Si dice che c'è un virus, che è una malattia, che bisogna stare attenti e bisogna E lui capisce. coprirsi. Sì, sembra di sì, quindi. Sì, le abbiamo raccontato che c'è questo virus, ma in maniera molto, come dire, favolosa, ecco, da favola. Ci sono secondo me bambini che vivono serenamente il momento, forse perché magari anche a casa respirano un'atmosfera tranquilla, altri che in alcune occasioni nominano il virus e quindi ce l'hanno un po' più presente nella loro vita anche quotidiana. E i bambini? Ecco cos'è per loro il coronavirus. Valentina, tu sai dirmi che cos'è questo virus? Filippo, ma secondo te cos'è il Covid? È il virus. Ciao Sara. Ciao. E tu sai che cos'è il Covid? Il virus. E che cos'è? Papà, aiuto! No, ieri sera ha preso. Aspetta, amore. No, no, dimmi. Amore, ieri sera ha preso un bambolotto, lo ha vestito, gli ha detto ti vesto bene, se no prendi il coronavirus. eh.